Sarà l'amore in tutte le sue sfumature il filo conduttore del Photolux Festival 2022, la biennale internazionale di fotografia in programma a Lucca dal 21 maggio al 12 giugno. L'edizione della rinascita del festival, dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia, è stata presentata in San Micheletto, casa del principale sponsor della manifestazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. You Can Call It Love è il titolo di questa edizione del Photolux, che propone un ricco programma composto da 20 mostre con alcuni dei nomi più importanti del panorama internazionale, da Seiichi Furuya a Erik Kessels, da Ferdinando Scianna a Robin Schwartz. Tra gli appuntamenti più attesi, Brass Mon Amour, l'esposizione che in 120 fotografie racconta il percorso cinematografico di Tinto Brass, oltre a documenti inediti provenienti dall'archivio personale del regista veneziano. E sono previste anche iniziative che andranno al di là del percorso fotografico. Abbiamo puntato anche a delle iniziative collaterali molto interessanti, alcune che riguardano i bimbi piccoli e altre che invece riguardano personaggi che sono al di fuori della fotografia. Quindi parleremo di amore con Paolo Sottocorona, che è il meteorologo della Sette, ma anche con Paolo Crepè, che ci verrà a dire la sua idea di amore. In programma anche conferenze, workshop, letture portfolio e incontri con i protagonisti della fotografia internazionale. Tutte le informazioni sul sito internet photoluxfestival.it.